Paola Mancini, assessore di Castel Goffredo negli studi di Tempo Radio per Filo Diretto. Bentornata, buongiorno. Buongiorno a voi. Con deleghe tra l'altro variegate e importantissime anche tutte. Proprio guardavo stamattina, non me le ricordo neanche più. So che ci sono anche i lavori, no? Cos'è? Sì, cioè, sì, assolutamente. L'urbanistica, la viabilità, è importante lo sport, perché sappiamo che Castel Goffredo ha sempre un occhio molto interessato sul su tutto il mondo sportivo, ecco, sì, assolutamente, è una capitale dello sport Castel Goffredo. E allora noi invitiamo gli ascoltatori a partecipare alla trasmissione. Ricordiamo che il numero per mandare gli sms come anche i messaggi WhatsApp è il 348 31 88 339. Chi ci volesse chiamare lo può fare, è invitato a farlo, il numero è lo 0376 63 1709. Poi ancora dirette streaming su YouTube Tempo Radio Live e sulle pagine Facebook e Twitter del Gazzettino Nuovo e Tempo Radio. Allora, a proposito di urbanistica, parliamo di lavori in corso e lavori in arrivo anche, no? Sì, allora, una cosa che interessa sicuramente alla cittadinanza sono sempre le asfaltature, perché sappiamo che è un tasto dolente, perché è molto frequente, diciamo, la lamentela sul fatto che le strade ormai di tutta questa nostra provincia, quindi anche quelle comunali, sono, diciamo, non perfette, usiamo questo eufemismo, perché purtroppo a volte vanno meglio di qualche anno fa, però comunque va un pochino meglio, esatto, perché l'attenzione è stata posta, diciamo, in tutti i comuni, soprattutto per quello che riguarda l'Alto Mantovano. Noi abbiamo sempre, tutti gli anni abbiamo, diciamo, individuato nel nostro triennale delle opere una somma che poi è aumentata con gli anni. Anche quest'anno abbiamo, diciamo, interessato delle strade secondo noi, diciamo, ritenute fondamentali, e quindi ad oggi le previsioni delle asfaltature è, diciamo, soddisfatta per due terzi, nel senso che via Ubertini e strada Paiasso, che erano le strade principali, diciamo, sul quadro economico, sono state, diciamo, ultimate. Abbiamo sospeso per poi riprendere a giugno la strada, diciamo, il quartiere di Sant'Antonio, quindi questa strada di Sant'Antonio, perché c'è, diciamo, in previsione la fibra, e quindi per non fare disfare, come si suol dire, abbiamo interrotto i lavori per poi riprenderli a fine giugno. Tante opere da mettere in campo, in quanto avevo già detto che Castel Goffredo, a mio avviso, è sicuramente dotato di tutte queste importanti ciclabili, quindi proseguiamo con la volontà di potenziare la viabilità ciclopedonale, quindi ultimando, diciamo, quell'area che è la parte, diciamo, di Via Avis, che è stata, come vi avevo detto precedentemente, completamente riasfaltata, quindi rivista con tutta la ciclabile nuova. Adesso andiamo su Via Martiri. Via Martiri, che partirà il bando di gara qua a brevissimo, con un primo lotto con un quadro economico di 200.000 euro, per poi riprendere con il secondo lotto, quindi con la parte successiva, verso l'autunno, definiamo così, con un quadro totale di quasi 500.000 euro. Parliamo di cifre importanti, tutti sanno che purtroppo se le avessimo parlato un anno fa, queste cifre forse sarebbero, anzi non forse, sicuramente sarebbero state diverse. Oggi i rincari hanno portato veramente a schizzare tutte queste previsioni, quindi questa è una cosa importante. Una cosa che è stata ultimata, che però mi piace sottolineare, è stata la messa in sicurezza, e quindi tutto quello che riguarda gli accessi alle scuole, quindi con un quadro, con un valore anche lì, una spesa di 180.000 euro, quindi adesso è stato completato anche con i nuovi citofoni, i nuovi ingressi. Anche questa cosa direi che è da segnalare, perché un'attenzione alle scuole è, a mio avviso, basilare. Progetto importante, che è un progetto che vede il rifacimento di quella che per me viene definita la cartolina del paese, cioè l'ingresso principale, ovvero i giardini pubblici. Giardini pubblici, proprio in questa settimana l'agronomo ha ultimato l'analisi sulle attuali piantumazioni esistenti, quindi ci farà a brevissimo una relazione. Anche qui, quindi, una progettazione di 400.000 euro di quadro economico, 200.000 euro che vengono finanziati dalla Regione Lombardia. I giardini credo che debbano veramente essere rivisti, speriamo anche sfoltiti, come dico io, perché purtroppo negli anni sono stati
inserite diverse essenze, avranno un vincolo, sicuramente hanno un vincolo perché sono comunque parco delle rimembranze, quindi hanno un vincolo e dovremo comunque sottostare giustamente a quello che prevede la normativa, quindi quello che ci dirà la sovrintendenza, però insomma speriamo di dare una nuova, diciamo, vita ai giardini pubblici che oggi sono poco fruiti. Invece la cittadinanza chiede, ecco, proprio di poter utilizzare questi giardini. Parco rimembranze questo? È un parco, sì, perché è proprio riprende ancora il ventennio, diciamo. Benissimo. Ancora? Cioè, ci sono altri? Abbiamo poi ultimato i tetti delle scuole, anche qui con delle economie, e quindi abbiamo utilizzato queste economie per ultimare, diciamo, quello che era questa partita importante che rivedeva il rifacimento completo di tutto il tetto delle scuole, definiamole ancora elementari per intendersi, che non ci capiamo meglio, se usiamo primaria, secondaria, quindi a volte primo grado, secondo grado. Quindi è un intervento, diciamo, integrativo, che erano queste economie dell'appalto, e quindi su queste coperture con ampliamenti del corpo originario, e quindi abbiamo cambiato tutta la copertura, la linea, diciamo, linea vita, la chiamano così, per un costo totale di 45.000 euro. Anche questo, insomma, sono tutti lavori che magari non si vedono ma che sono assolutamente necessari e fondamentali. Ecco, questo è quello che ha detto, appunto, importante, un concetto importante. Ci sono magari alcuni cittadini che sono convinti, non parlo di Castelgoffredo, parlo di tutto il mondo, sono convinti magari che la propria amministrazione non faccia granché, magari sta facendo tantissimo, solo che ci sono dei lavori che si vede, io costruisco un ponte, lo vedono tutti, no? Altri lavori che invece non vedono. No, oltretutto, giustamente lei sottolinea questa cosa ed è fondamentale, perché con una normativa che giustamente prevede la messa in sicurezza di molti stabili, quando parliamo di sismica, di statica, sono lavori economicamente molto impegnativi, fondamentali, ma che assolutamente non sono visibili, e quindi la sensazione è proprio che vengano spesi in maniera inutile. Non sappiamo che non è così, ma io capisco che per chi non è dentro la situazione sembra che non sia stato fatto niente, speso invece molto, perché hanno effettivamente delle spese importantissime. Esatto. Poi te ne accorgi quando c'è eventualmente l'emergenza, purtroppo. Sì. Esatto, e quindi, appunto, per quanto riguarda la provinciale invece, annosa questione, noi praticamente confiniamo con Casaloldo, questa provinciale che è sempre sotto l'occhio di critiche, perché è stata asfaltata per, diciamo, una metà e l'altra metà no. Oggi è in uno stato effettivamente pietoso, è inutile diciamo dire diversamente, perché questo è, la provincia ha promesso che ci metterà a breve mano, lo auspichiamo, perché è veramente pericolosa come a tanti altri tratti sappiamo delle nostre provinciali, e non solo. E questo, noi quando i cittadini segnalano oggi queste anche banchine cedevoli, che sono spesso dovute anche, è inutile non negarlo, alla presenza sul territorio dell'Alto Mantovano, Castelgoffredo compreso, anche dei molte nutrie, noi oggi ci troviamo effettivamente con una situazione a volte di banchine che cedono proprio per queste situazioni che vengono segnalate, e ringraziamo chi le segnala, perché assolutamente a volte si vorrebbe essere sempre vigili ma non lo si è, quindi segnalazioni importantissime, perché evitano incidenti e situazioni assolutamente critiche. Assolutamente. Allora ci fermiamo un attimino con Paola Mancini, assessore di Castelgoffredo, ci troviamo tra un paio di minuti. Assieme a Paola Mancini, assessore del comune di Castelgoffredo, seconda parte di Filo Diretto con gli ascoltatori. Si parlava allora del provinciale, parliamo però adesso anche di sport, giusto? Parliamo di sport? Parliamo di sport, e introduco una cosa diversa per arrivare a parlare di sport. Domani Castelgoffredo, domani 2 giugno, Festa della Repubblica, festeggia l'Erasmo d'Oro 2020-2022, e dove lo fa? Lo fa proprio presso il Palazzetto dello Sport. L'Erasmo d'Oro verrà assegnato alle associazioni di Castelgoffredo, a 12 associazioni, e nel contempo al Palazzetto, in presenza anche del Vescovo, verranno premiati i 400 e oltre volontari che durante la pandemia si sono resi disponibili soprattutto nella parte, diciamo, critica, cioè la parte delle vaccinazioni, che ha visto proprio il nostro palazzetto come hub, diciamo, dell'Alto Mantova, di quella che è l'area
dell'Asolano, definiamola così, per differenziarci con quella di Castiglione. Quindi un palazzetto che torna, diciamo, dedicato allo sport, quindi per tornare al concetto di sport, e pertanto domani ci sarà finalmente, dopo la premiazione, il taglio di questi volontari, il taglio del nastro, perché da quando il palazzetto, sappiamo, aveva avuto questa caduta del tetto, che è stato poi completamente rifatto, rendendolo ancora più performante, definiamolo così, perché sono state inserite anche tutte quelle migliorie che sono state segnalate dalle associazioni sportive che negli anni precedenti lo avevano vissuto, quindi con un manto, un tappeto, diciamo, nuovo e dedicato proprio a tutte le attività, in modo che nessuno potesse avere delle problematiche su questo nuovo tappeto, che prevede, diciamo, tutte queste possibilità sia di far basket, pallavolo e lo stesso pattinaggio, cioè, insomma, c'è la possibilità di spaziare a 360 gradi. E quindi dopo il taglio del nastro finalmente il palazzetto tornerà in mano alla gestione della polisportiva, in modo da poter riprendere a settembre con tutte quelle attività che in questi anni avevano dovuto, come dire, accontentarsi, è un termine magari improprio, ma si erano ridistribuite sul territorio, perché il palazzetto era prima inagibile, poi purtroppo dedicato al periodo pandemico. Giusto, giustissimo. E quindi, pertanto, insomma, ci tengo a sottolineare la polisportiva che si è resa subito disponibile per poterlo quindi gestire, che oggi si sta adoperando, perché sappiamo che la burocrazia prevede una serie importante di carte, ma anche giustamente una serie di corsi di sicurezza piuttosto che di primo soccorso necessari per poter proprio gestire al meglio tutte le attività sportive. È bello che premiate appunto gli oltre 400 volontari, volontari appunto che hanno contribuito, appunto, che hanno aiutato a fare, appunto. 2 giugno, adesso le leggo anche i messaggi, ci sarà magari consegna costituzioni, cose di questo tipo? No, noi domani festeggiamo l'Erasmo d'Oro, la costituzione Erasmo la facciamo d'Oro. Normalmente in sala consigliare ai 18 anni. Perfetto, allora le leggo i messaggi, se però vuole aggiungere aggiunga pure. No, prego. Prego. Sono diversi messaggi, dunque, dottoressa Mancini, non è che rischiamo che altri comuni ci scippino il primato di città dello sport, perché già il pattinaggio è andato al velodromo? Ma nel senso che il pattinaggio ha una sezione molto importante che è presso la loro sede, che è nel complesso che viene definito la Balsa, con una squadra di ragazzi e di ragazze, maschi e femmine, che io veramente con piacere vado spesso perché mi invitano e sono sempre entusiasta a premiare, perché hanno fatto competizioni regionali per le varie, diciamo, età, quindi più o meno giovani. C'è anche una squadra maschile di hockey che anche questo è veramente incredibile, anche nel periodo pandemico hanno avuto, diciamo, la forza di andare avanti con gli allenamenti quando chiaramente le limitazioni lo permettevano, e pertanto io direi che Castel Goffredo continua su questa scia di voler credere nello sport. Sappiamo che la comune ha investito molto anche sul, come avevo già ricordato la precedente volta, sullo spogliatoio presso il Donato, rifacendo, quindi dotando il campo sportivo Donaldo di uno spogliatoio che la squadra stessa ha definito come cittadino, nel senso che pochi comuni, diciamo, di dimensioni come la nostra possono avere uno spogliatoio di questo tipo, quindi siamo orgogliosi. Abbiamo visto che anche il tennis tavolo gode veramente di titoli di cui possiamo vantarci, e tutti gli altri sport, perché abbiamo anche il nuoto, ma ne abbiamo veramente, il tiro con l'arco, che a volte non si cita mai, però ho avuto una segnalazione proprio qualche giorno fa dove mi chiedevano di poterlo potenziare. Pertanto credo che Castel Goffredo viva sempre veramente con questa voglia di fare lo sport, ma il ciclismo stesso che ha chiesto di poter fare una manifestazione a breve, quindi io credo che dopo questo periodo di restrizioni torneremo ad essere in auge. E tra l'altro ricordiamo che lo sport muove anche tanti soldi, perché c'è anche tutto un indotto, certo, ci sono gli accompagnatori, ci sono i ristoratori, eccetera. Allora, altro messaggio, dunque c'era un messaggio personale, mi piaceva, dice: Paola, sei mitica, sei anche molto rigida con i tuoi colleghi in amministrazione, ma va bene così.
Sì, oddio, questo... in amministrazione con la bacchetta. No, questo no, rigida nel senso che io credo rigidità a me stessa e quindi a volte lo pretendo anche da chi collabora con me. Io credo che l'amministrazione ci sia un ottimo rapporto, io sono oltretutto, come dire, orgogliosa, mi piace sottolineare questo fatto, orgogliosa dei colleghi degli uffici che ho avuto il piacere di conoscere in questi ormai 4 anni abbondanti. E veramente per me è stata un'esperienza incredibile, perché veramente credo di essere cresciuta con loro, ecco. Sono Luca, volevo dire che la Solana è da allargare da 50 anni, bisogna mettere anche multa velox e i dossi o gli autovelox. La Solana non è quella di cui parlavamo. Infatti. È l'altra parte, quella che collega Casalmoro a Acquafredda, Asola, e lì c'è effettivamente un progetto importante con un quadro economico altrettanto importante, che però assolutamente non deve essere dimenticato, perché sappiamo che purtroppo è stato oggetto di veramente tanti lutti. Certo. Questo io non lo capisco, se lo capisce lei deve condannare iniziative come quella di Ceresara. Oddio, che iniziative ci sono? Non lo so proprio, vabbè. Alcuni credono che via Ospedale sia l'autodromo di Monza quando è notte. È stato segnalato e come è stata segnalata l'ingresso e l'uscita di via Ospedale, che poi esce in zona Beffa, e si stanno facendo delle valutazioni. Purtroppo non solo via Ospedale, perché tante altre vie vengono utilizzate in maniera inopportuna nelle ore notturne, sia da macchine che da moto, e certo. Il comando dei carabinieri, nonché la polizia locale. Guardi, sta facendo di viabilità le ho trovato anche questo, col parcheggio enorme che c'è dietro al palazzetto, bisogna proprio sopportare quello selvaggio in strada a Casaloldo, sguinzagliate Pisciotto. Io saluto il comandante Pisciotto, vabbè. Addio, è sul campo, il comandante Pisciotto è molto sguinzagliato insieme ai colleghi, perché effettivamente si stanno adoperando molto con le risorse che hanno a disposizione, perché sappiamo che siamo tutti carenti di personale. Poi Paola, quando facciamo una manifestazione degna della nostra cittadina? Allora, io sono ben propensa alle iniziative, quindi chiedo a questo cittadino che, se vuole darmi qualche indicazione, ma veramente con uno spirito positivo, io lo accetto. La nostra idea è quella di fare una manifestazione che a me piace individuare come una sorta di inaugurazione dei, perché noi negli anni, siccome non siamo bravi con la comunicazione, questo è un limite che faccio a me stessa e un limite che faccio alla mia amministrazione, noi credo che abbiamo lavorato tanto e mostrato poco, perché siamo fatti così. Allora tante cose non le abbiamo neanche proprio inaugurate, non davvero, la stessa ciclabile in via Avis non l'abbiamo mai fatto il famoso taglio dei nastri, eppure è un'opera da più di 350.000 euro, lo stesso lo spogliatoio più di 380.000 mai inaugurato. Tutte queste cose magari sarebbe bello in una manifestazione effettivamente farle. Altre cose, purtroppo gli anni, questi 2 anni hanno limitato molto, quindi le manifestazioni a cui eravamo abituati, quale solo lo shopping day piuttosto che le notte fucsia, sono venute meno, ma io credo che verranno a brevissimo reinserite. Poi, dottoressa Mancini, con lei al comando, Castelgoffredo ha cambiato volto in meglio, avanti così, dice Alberto. Ho sentito che il governo fa altri bandi per le microimprese, sa come si fa a sapere? Voi fate qualcosa, chiede. Allora, noi abbiamo inserito una possibilità di di comunicare col comune, quindi che si fa, diciamo, da interfaccia, perché abbiamo una società che, diciamo, che si occupa di questi bandi, quindi assolutamente può sentire il comune, che le dà tutte le informazioni. Poi ancora le leggo un altro paio di messaggi. Piazza Sferisterio con una manifestazione di scacchi vivente, come Marossica, tanto per intenderci. Suggeriscono, mi hanno detto che c'è qualcosa da fare per Palazzo Riva, punto di domanda. Ma Dio, Palazzo Riva è una proprietà privata, quindi ad oggi noi diciamo che quella che è Palazzo Riva non è di una nostra competenza, nel senso che non è una proprietà comunale. Palazzo Riva effettivamente non è in condizioni, diciamo, eccezionali, però insomma, torno a sottolineare che non possiamo farci nulla, ecco. Poi mi piacerebbe vedere il signore assessore, i signori assessori, oltre che il signor sindaco, per una volta fare i volontari per la festa con i cittadini, dice Marcello. Per segnalare spazzatura e una panchina rotta
alla palanca, a chi devo dire? Ufficio tecnico, comunque io ne prendo nota, quindi la zona palanca. Allora i rifiuti sappiamo, vengono segnalati spesso, abbiamo potenziato oltretutto facendo anche un progetto con gli scout che si sono resi disponibili a pulire la città costantemente, e il centro, ma non solo, quindi tutte le segnalazioni che vengono fatte godranno poi sicuramente di un occhio di riguardo. Poi, altro messaggio, mi vergogno di andare dall'assistente sociale, posso venire a parlare con lei, per favore, non so come pagare luce e gas, Mancini mi conosce da quando ero bambino, per favore, dice, sicuramente è lo stesso messaggio questo. E un altro ancora, ma il progetto biogas che fine ha fatto? Ma il progetto biogas, se è quel progetto che aveva destato tante polemiche nell'anno 2012, è una partita chiusa, ecco, assolutamente, che anche con una, ormai diciamo, una sentenza del Consiglio di Stato, pertanto diciamo non è assolutamente in programma da parte, certo, degli imprenditori che lo prevedevano. Poi si parla di comunità energetica, Castel Goffredo, si fa qualcosa, guardi che le bollette ci uccidono. E un altro messaggio, salve, mi hanno di nuovo messo la spazzatura davanti a casa, questo è uno sfogo. È successo anche a me, lo dico all'ascoltatrice o all'ascoltatore, gli incivili ci sono, insomma. Allora, per quello che riguarda, sì, lo ringrazio perché è un bello spunto della comunità energetica, noi faremo un convegno, non è ancora calendarizzato, cioè non sappiamo ancora la data corretta, ma entro fine giugno, proprio per porre attenzione su questo tema che è oggi fondamentale, quindi tutto quello che è l'ambito ambiente, energia è di interesse e deve avere una giusta visibilità in modo da garantire anche un risparmio futuro, nonché un'attenzione per il pianeta. Per cui sì. Scusi assessore, ci sono aiuti per noi negozianti e un altro messaggio, perché aumentate la Tari? Allora, li riporto così come sono. No, assolutamente non aumentiamo noi la Tari, nel senso che noi siamo diciamo con un piano finanziario gestito direttamente da Mantova Ambiente, o TEA per chi meglio la conosce, pertanto il piano finanziario viene stabilito da chi di dovere, purtroppo, esatto, non dal comune, ormai dall'amministrazione precedente. Da un altro ente. Esatto. Allora, siamo in chiusura, noi ringraziamo tantissimo Paola Mancini, assessore del comune di Castel Goffredo. Io ringrazio voi e sempre disponibile. Grazie. Ora esatta.